di 1500 ricacciati indietro, bloccati, respinti negli aeroporti di mezza Europa, Vienna, Bruxelles, Parigi, Ginevra, Roma, cancelli chiusi per loro su ordini del governo israeliano, che ha inoltrato liste nere con i nomi degli attivisti a EasyJet, Lufthansa e France all'Italia, minacciandole di sanzioni e multe pesanti. Dei 1500 diretti oggi a Betlemme sono riusciti a partire solo poche decine. Degli italiani che avevano un motivo in più per celebrare questa giornata, ricordare Vittorio Arrigoni ucciso un anno fa a Gaza, 7 sono stati bloccati, 4 invece ce l'hanno fatta, sbarcando a Tel Aviv. Abbiamo 2 ragazze portate a forza in una camionetta per essere imbarcate. Gridano che non vogliono essere imbarcate, hanno il diritto di restare, ma adesso gli hanno tolto i telefoni. Abbiamo avvertito l'unità di crisi e il console e abbiamo 2 ragazzi, 2 fratelli, 2 blogger, sono stati bloccati e adesso il console ci ha detto che vogliono sottoporli a processo. Processo perché? Non siamo riusciti a capire qual è il motivo, probabilmente perché non vogliono essere rimpatriati. Si parla di un diniego d'ingresso secondo una legge che risale al 1952. Peraltro una legge israeliana, non italiana. Questa legge era legata all'immigrazione e peraltro palestinese, quindi non doveva riguardare cittadini stranieri, cittadini italiani in particolare. Qual era lo scopo della vostra missione? Uno scopo assolutamente umanitario e c'era una denuncia politica. La denuncia politica è quella che Israele tiene in mano le chiavi della Palestina, tant'è che non ci consente di passare perché nessuno di noi voleva andare in Israele.